nella follia visionaria di cotanta bellezza, da Napoli incontra il mondo. Veniamo da un'intervista sulle vibrazioni delle campane tibetane, ma i vostri corpi fluttuanti in danze orientali veramente ci hanno trasportato in una dimensione onirica, sospesa fra sogno e una imprescindibile e sorprendente realtà. Voi siete? Siamo le Afla Dancer, una compagnia di Roma. Da Roma con passione, perché insomma si vede e si è vista la vostra esibizione un trasporto che viene da una passione autentica. Senz'altro, una passione di quelle nate forse casualmente, che però ci stanno portando lontano e che ci, insomma, ci inseguono da tanti anni. Come nasce la passione per la danza orientale, per questo fascino che ci trascina in atmosfere sospese nel sogno? Nasce dalla passione per i ritmi, per la musica e per il popolo di quei paesi. Il tuo nome? Elisa. Elisa, hai cominciato quanto tempo fa? 18 anni fa. 18 anni fa, e non si improvvisa, ma per arrivare a questi risultati ci vuole un allenamento continuo, un impegno e una determinazione vera. Sì, però diciamo che secondo me ci vuole tanta passione, cioè ti deve proprio piacere, non dovresti riuscire a fare altro. Effettivamente, quando vedi questi passi aerei, queste vibrazioni che non ti attendi, perché sembrano andare oltre i confini fisici delle possibilità del corpo, beh, sembra sogno, ma poi nella realtà parlavamo di allenamento, ce ne vuole. Ce ne vuole molto e deve essere certamente costante. E sì, è una sfida sempre contro se stessi, insomma, per superare i propri limiti, allenandosi e, come diceva Elisa, mettendoci tanta passione, che condisce sempre al meglio, specialmente un'arte come la danza. Superare i propri limiti, tu ti chiami? Stefania. Stefania, ci sono dei momenti in cui dici devo riuscire ad andare oltre, non sempre è facile. Ma diciamo che il trasporto della musica, della passione che hai dentro, comunque ti porta a superarli poi quei limiti. Il tuo nome? Daniela. Daniela, dicevamo di questo fascino, di questa sensualità che trapela dalle vostre danze, che il pubblico ha colto in maniera proprio davvero coinvolta. Ma voi, dall'esterno, come vi vedete? Brutalmente, avete anche uno specchio davanti in alcuni momenti? Nello specchio lo abbiamo in allenamento, poi lo specchio è certo la nostra percezione e lo specchio è il pubblico, perché da come il pubblico risponde si capisce quello che uno trasmette, quindi per noi lo specchio in allenamento è in palestra, quando siamo nello spettacolo è il pubblico. Lo specchio dell'anima al ritmo del cuore. Certo, sicuramente. Questo può essere una definizione, e soprattutto tirare fuori dal subliminale qualcosa che sta dentro, profondo, e trasformarlo in visiva immagine. Sì, ma quando danzi sei quello che sei realmente. Cioè la coreografia rimane nella scuola, come ha detto Daniela. Quando poi sali sul palco è come sei tu.
sorpreso a parlare dopo l'esibizione in termini perfezionistici, perché dopo un'esibizione così, ragazzi, non c'è nulla da dire se non straordinarie. Però forse è così che si costruisce il successo e la coincidenza piena fra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori. Ma diciamo che il successo dipende dal pubblico, come abbiamo detto prima, dallo specchio. A noi ci interessa offrire un ottimo prodotto. E riguardo a prima, io sono la responsabile della Flat Dancer, sono io ad aver sbagliato, quindi chiedevo scusa per un mio errore, quindi insomma può sbagliare veramente chiunque. Fantastica, davvero. E concludiamo con una domanda che potrebbe essere scontata, ma forse non lo è fino in fondo. Che cosa provi quando danzi? Ma sei felice? Cioè, la ricerca della felicità è il tuo modo di esprimere. C'è chi parla e c'è chi danza. Quindi... Danzare al ritmo delle parole. Sì. Tu cosa provi? Io provo molta gioia, senz'altro, e sì, l'emozione di sentire quello che uno ha dentro, che quei sentimenti che da conscia, diciamo, non riesce a percepire. Invece quando danzi viene ciò che sta nella pancia e nel cuore. Beh, credo che sia abbastanza complicato descriverlo, almeno per quanto mi riguarda. Comunque è un insieme di tante emozioni, è un'emozione indescrivibile stare sul palco, vedere una reazione bella del pubblico. È realizzante perché comunque c'è allenamento, c'è un rapporto tra noi ballerine. Non è facile da descrivere, ma è un'emozione unica. Aspetto importante, la sintonia che nasce da una sinergia o viceversa, ma si respira proprio una bella emozionalità condivisa. E alla fine non c'è più lo specchio davanti, c'è il pubblico. Lo vedi? Sempre, tutte le volte. Sì, lo sguardo all'inizio è un po' oltre il pubblico, poi piano piano c'è il contatto visivo con il pubblico, sì. Ma io devo essere onesta, no. Io vedo il pubblico solo quando salgo sul palco, poi quando stiamo in gruppo in realtà sento molto di più loro che il pubblico me ne accorgo quando entro e quando esco, basta, il resto mentre ballo no. Grazie davvero ragazze, un contatto per cercarvi. Certo, con estrema felicità, Afla Dancer su Facebook, Afla Dancer o Elisa Scapeccia, Daniela Arduini e Stefania Cafaro, è uguale. Grazie davvero.